Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Oggi ci troviamo a quota 1900 metri in prossimità del Passo Branchino. Come vedete c'è un'atmosfera abbastanza invernale, sta per ora piovendo, però nelle prossime ore probabilmente si trasformerà ancora in neve. Cosa accadrà nelle prossime ore sul nostro territorio? Finalmente il maltempo darà una tregua, infatti nella giornata di domani, domenica, si affacceranno le schiarite sul nostro territorio. Questo per merito di una temporanea attenuazione della depressione che per ore ci ha investito su gran parte del centro-nord dell'Italia. Cosa accadrà quindi nella giornata di domani? Cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso al primo mattino, con qualche locale annuvolamento, specie in prossimità dei nostri rilievi orobici, dove però non sono previste precipitazioni. Cosa accadrà poi nel corso della giornata? Avremo un graduale aumento della nuvolosità, tanto poi che in serata arriveranno le prime piogge, seppur deboli, sul nostro territorio. Ecco, purtroppo non abbiamo delle buone notizie, infatti a partire dalla giornata di lunedì ritorneranno le piogge e il maltempo sul nostro territorio, questo per la formazione di una circolazione depressionaria che si troverà centrata sulla Sardegna e piloterà una depressione proprio in direzione di nuovo delle nostre zone alpine e prealpine o centro-occidentali. Poi nel corso della giornata di lunedì le piogge si intensificheranno fino a diventare moderate sul nostro territorio. Per fortuna non si segnalano particolari criticità perché le piogge non dovrebbero essere particolarmente abbondanti, sebbene siano diffuse a gran parte del nostro territorio. Lo zero termico si innalzerà perché avremo venti di scirocco meridionali e la quota delle nevicate quindi si porterà sui rilievi orobici più settentrionali oltre i 2500-2600 metri di altitudine. Martedì ancora una giornata con brutto tempo su gran parte del nostro territorio orobico, con ancora delle piogge seppure meno intense rispetto alla giornata precedente. Zero termico in innalzamento a 2500 metri di altitudine e ancora delle nevicate solo sulle zone più settentrionali, quindi intendo dire nella zona del Redorta e del Coca, oltre i 2700 metri. Mercoledì finalmente la situazione sembra sbloccarsi, infatti la depressione si sposta verso le nostre regioni più meridionali dell'Italia, pertanto avremo un cielo in prevalenza nuvoloso ma con bassa probabilità di precipitazioni, anche se servono ancora conferme dai nostri modelli matematici perché la previsione a partire da mercoledì risulta ancora molto incerta, così come quella di giovedì e venerdì, dove probabilmente sarà le schiarite ad affermarsi sul nostro territorio in un dominio un pochino più anticiclonico, che però potrebbe durare ancora poco perché le perturbazioni atlantiche sono ancora in agguato sul nostro territorio e potrebbero portare di nuovo le piogge a partire da domenica prossima.